C'è Nicola Scione per Libri TV, oggi 16 novembre 2016, nella sala Santa Maria Naquiro del Senato della Repubblica. Siamo alla presentazione, abbiamo assistito e abbiamo registrato per Libri TV la presentazione di un libro intitolato Un germoglio tra le sbarre, dal disagio personale al disagio sociale, tra carcere e libertà. E siamo qui in compagnia di una di un'autrice, sono due autori, l'autrice Angelica Artemisia Pedatella qui con noi e Paolo Paparella che è un giornalista. Ecco, parliamo con Angelica e le chiediamo un pochino come è un libro un po' composito, abbiamo diciamo intuito. Ecco, se è stato difficile mettere insieme tutte queste testimonianze che poi in realtà sono un po' come il senatore Manconi ha tenuto un pochino a puntare, anche lui è intervenuto, a puntare l'attenzione, un modo con cui il carcere in qualche modo ha comunicato verso l'esterno emozioni e sentimenti che magari non tutti sanno, anche all'interno di mura carcerarie gli esseri umani producono, creano. Generalmente è dall'esterno che si porta in carcere e quindi la cultura viene da fuori, gli operatori arrivano e diciamo danno cultura ai detenuti, arrivano i progetti da fuori, ma da dentro tante volte difficilmente esce qualcosa. Ora ci sono tanti progetti in Italia, non solo a Roma, che stanno tentando di cambiare questa, diciamo di invertire la direzione. Il nostro progetto ha inteso fare una cosa ancora più nuova, non solo quella di utilizzare l'altra direzione, sia i detenuti che portavano fuori qualcosa di loro, ma di creare proprio un ponte in cui l'esterno e l'interno del carcere si sono incontrati e hanno creato qualche cosa che è unico. La parte centrale di questo libro è caratterizzata da questo dialogo tra i ragazzini di questo liceo classico europeo e il gruppo di detenuti, che hanno discusso su temi come il disagio, capendo che tutti loro provano disagio, qualunque sia l'estrazione sociale, la situazione iniziale di riferimento, la famiglia da cui provengono, quindi poi l'ambizione, le passioni, che cosa significa futuro, che cos'è la libertà, e perché quando possiamo chiamare democratico il paese in cui viviamo. Questo è un tema che riguarda la scuola e riguarda il carcere. Ecco, credo che la cosa veramente più bella, diciamo la scintilla emotiva di questo libro, sia stata proprio questa bidirezione del pensiero di persone che si sono incontrate. In qualche modo la società, la parte diciamo intellettuale rappresentata da te e dall'altro autore, siete entrati in qualche modo aiutando quella che poi è il dettato costituzionale in qualche modo della rieducazione, cioè a rendere questa pena detentiva scontata nel carcere effettivamente qualcosa che possa rendere gli esseri umani migliori di quando sono entrati. Allora, intanto noi siamo due degli autori, gli autori sono tanti, siamo i due curatori, ecco. Quindi il nostro compito è stato proprio quello di raccogliere, oltre a realizzare il progetto l'abbiamo realizzato noi due, ma poi sono intervenuti tutti gli altri autori del libro diciamo ad arricchirlo, offrire il loro contributo, la loro testimonianza, nonché l'ispettore di terza casa che abbiamo sentito parlare prima, Fabrizio Collevecchio, che ha contribuito enormemente ad arricchire il nostro percorso rivelandoci la storia di Gianni, consegnandoci i suoi quaderni. Noi abbiamo dato modo a Gianni di vivere una seconda vita, era proprio il nostro desiderio, perché non c'è nessuna operazione intellettuale che possa essere slegata dall'aspetto emotivo, perché noi siamo intelligenze emotive, questa è la verità, ma siamo in una società che lo dimentica. Allora, portare la voce dei detenuti fuori, dar modo loro di confrontare in maniera trasparente le emozioni, è stato un modo per dire la rieducazione passa anche da qui, dal legittimare le emozioni delle persone, perché sono spesso le emozioni che poi ci portano a sbagliare, non la testa. La testa ci dice questo è giusto e questo è sbagliato, anche un detenuto sa cosa è giusto e cosa è sbagliato, però ha dentro una carica emotiva che non ha mai saputo gestire, e quella è la rieducazione, aiutarlo a gestire i sentimenti.
Perfetto, Angelica, ricordiamolo, Un germoglio tra le sbarre, dell'editore Pio de Imaging Edizioni, lo troviamo già in libreria? Allora, si può ordinare su Amazon, oppure qui a Roma la libreria universitaria, o basta fare la richiesta, insomma, nelle librerie che contatteranno l'editore che invierà le copie, ecco. Però diciamo che la vendita più grossa è su internet o negli eventi che noi continuiamo ad organizzare in Italia e a raccogliere persone a raccontare queste storie per noi straordinarie. Grazie ancora e in bocca al lupo. Grazie.